chiarire alcuni punti, io capisco che le persone intervenute hanno tutta la buona volontà, i consiglieri d'opposizione, nel rappresentare alcune difficoltà oggettive dell'AGS, nessuno l'ha negato, però evidentemente non conoscono nel dettaglio tutto il percorso che da 2 anni si sta facendo e quello che l'ha generato. Quello che l'ha generato è che i fondi riconosciuti dell'80% d'abbattimento all'AGS venivano spesi male o quota parte di questi non venivano spesi. Per questo si è passati all'abbattimento del 50%. Per questo stiamo facendo il ragionamento del buon padre di famiglia che non affida tutti i fondi che ha a disposizione a un figlio che evidentemente non li ha gestiti correttamente. Un attimo solo, Questo è consigliere. l'inizio delle cose. Dopodiché, e questa è l'analisi. Un attimo solo, consigliere. Allora, un attimo solo. Io capisco. Allora, io capisco che ci sia interesse. Capisco che ci sia volontà da parte vostra di seguire il dibattito. E vi viene consentito nella maniera più assoluta. Però non c'è modo di manifestare, in particolare con la modalità che avete utilizzato poc'anzi, qualsiasi dissenso. Per cui ve lo dico in anticipo, non lo consentirò. Prego, consigliere. Grazie. E le premesse le abbiamo fatte, il percorso successivo è stato avviato, abbiamo discusso lungamente con i presidenti dell'AGS, con l'associazione di categoria, entrando nel dettaglio di quale dovesse essere una sana convenzione, poiché la convenzione che era stata stipulata, ripeto, nel 2002 dal Comune di Roma non era adeguata. Dopodiché, questo ha portato alla disdetta delle convenzioni e abbiamo intrapreso un'analisi di dettaglio che poi dirà l'assessore Cafarotti, insomma nel dettaglio il Dipartimento e l'assessorato hanno approfondito l'uso di questi fondi e come dovessero essere usati, perché ripeto non sono fondi delle AGS, sono fondi di Roma Capitale affidati alle AGS per gestire i servizi di Roma Capitale. Noi crediamo nell'AGS, altrimenti questo percorso lungo e tortuoso non l'avremmo fatto e abbiamo chiesto il loro aiuto se vorranno portare avanti questa diciamo, collaborazione. Però è importante farla nel rispetto dei principi che questa amministrazione si dà e proprio nel rispetto di quei principi noi abbiamo ritenuto con buona volontà di arrivare a un abbattimento del 65%, quindi di maggior favore rispetto all'anno scorso, e di rispettare determinati canoni di premialità o di penalità nel caso che uno si comportasse male. Io penso che qualunque buon padre di famiglia al figlio cerca di insegnare come si gestisce la propria vita e nello stesso modo Roma Capitale sta cercando di stipulare questa convenzione con le AGS. Per questo voteremo favorevole a questa che è la miglior convenzione che contempera gli interessi degli operatori e dei cittadini. Grazie.